Gesù è morto sulla croce per me. Gesù è morto per me. Anche per te, capisci? Cioè, per mia suocera, tua madre, capisci? Infatti ho detto, ma chi sei, Dio? Ah, già, è vero. Sì, perché poi lui mi parla, l'altro giorno mi ha chiamato Tina! E io, sì, signore! No, niente, era una prova. Prova cosa? Prova a vedere se sono sensibile alla sua voce, se rispondo velocemente alla sua chiamata. O siccome sa che faccio la speaker, perché lui sa tutto, sa anche quanti capelli abbiamo in testa, nel suo caso fa presto, però voglio dire. Cioè, Cruciante, per esempio, e li sa tutti. Ah, veramente. Quando mi parla mi gaso troppo. È un po' come se ti chiamasse a casa il Presidente della Repubblica e sapesse tutto di te, sa come ti chiami, eccetera. Magari tu sei una persona così così, anche mediocre, magari anche un vigliacco, uno che si è comportato male anche con la sua ex moglie, per dire. Cioè, non intendo tu, è un tu generico, non mi permetterei mai a casa della tua ragazza. Pensa che c'è un passaggio della Bibbia che dice: perché se tu credi con il cuore e confessi con la bocca che Gesù è veramente morto per te, credi che Dio l'abbia risuscitato dai morti e chiedi perdono per i tuoi peccati, tu sarai salvato. Quindi Gesù è un po' come il computer, cioè il computer salva anche Gesù e cancella i tuoi peccati anche dal cestino, che se vuoi andarli a recuperare per qualche senso di colpa non li trovi più. E poi altro che Norton Antivirus, super, ti guarisce dalle ferite, pulisce i file, sai un sito vale sorgente di sito, pulisce anche quelle. Converte tutti i tipi di file, ci è riuscito con Paolo sulla via di Damasco, figuriamoci se non ci riesce con te, che poi tu abiti dalle parti di Crocetta, secondo me Dio già ti parla. Ma quando poi lui ti guarisce, ti fa stare bene, ti cambia la vita, parleresti di lui a tutti. L'altro giorno vedo mio nipote Isacco, gli dico: Isacco, vieni. Allora, com'è che ti chiami? Isacco, Quanti anni hai? 9. Sono di questi giorni tuo papà ti dice: andiamo adesso io te col camper a fare un giretto, ti porta in un bosco a raccogliere legna, poi ti porta su una montagna, fate una bella catasta assieme, ti mette sopra, ti lega, tira fuori un coltello. Tu non ti preoccupare, ho letto la storia e va a finire bene, tranquillo. Però adesso mi preme dirti una cosa veramente importante. Ma tu lo sai chi è il tuo migliore amico? E gli ho dato anche un po' un aiuto, no? Gli ho detto: inizia per G e finisce per U. E lui: Grisù! Ho detto: ma no, ma quanta televisione ti fanno vedere i tuoi genitori? No, Grisù, il draghetto, pompiere. Gesù, il tuo migliore amico, quello che ha lasciato tutto per te, che è morto per te. Per noi ragazze, il nostro principe azzurro per eccellenza. Gesù!